Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Johnny Micheletti e Max Amitrano, che mi chiedono di parlare di Cani Arrabbiati, conosciuto anche come Semaforo Rosso, del 1974 del grandissimo Mario Bava. Ora, di Mario Bava nel mio canale YouTube, qui sotto nelle playlist delle monografie, magari quelle vecchie, troverete tutta la monografia su Mario Bava che ho fatto qualche anno fa, e quindi anche Cani Arrabbiati. Comunque, Cani Arrabbiati è un film molto particolare. Narra la storia di un gruppo di quattro criminali che fa una rapina, scappa, uno dei criminali muore subito, rimangono il dottore, il capo, 32 e Bisturi, che all'inizio rapiscono una donna, poi questa Maria, e poi arrivano verso una macchina ferma a un semaforo, montano su questa macchina, c'è quest'uomo Riccardo alla guida e un bambino malato, dovrebbe essere postato in ospedale nella macchina stessa. I nostri non sentono cazzi e iniziano la loro fuga, fatta poi di sangue, violenza e di un finale veramente magnifico. Allora, un film stranissimo questo di Mario Bava, nel senso che è un thriller mozzafiato, è quasi tutto girato dentro questa Opel, la macchina da presa di Bava, un'altra volta la dimostrazione di essere l'estensione della sua testa, l'estensione della sua arte. Il film è magnifico, per me è un capolavoro assoluto del poliziesco, del noir, di un genere completamente assurdo, del pulp. Sì, è vero, ha ispirato Tarantino, anche se poi qualche cosa c'è, ma non tantissimo, però è un film, lo ha ispirato non solo per le Iene, ma anche per Il Tramonto all'Alba e altre cose. Ma qui però siamo di fronte veramente a un film unico, un film anche nel momento in cui c'era il poliziesco e tutto il resto, che però si stacca, diciamo, da quel tipo di cinema, o col Poliziotto Vendicatore, oppure anche volendo alla Elio Petri. Qui proprio il nostro, alla Fernando Di Leo, qui il nostro si proprio diventa, tira fuori un lato scuro che Bava solitamente molto ironico anche nei molti suoi film. Qui in realtà l'ironia la spezza, la distrugge, ti deflagra la scena in cui lei cerca di scappare, loro la fanno rinare davanti a sé, le donne, lo sgozzamento, le pistolettate, tutto è molto realistico. Poi veramente siamo di fronte a un gruppo di attori, uno meglio dell'altro: Riccardo Cucciola, Lela Lander, il grandissimo George Bistaman, ovvero Luigi Montefiori, insieme ad un ottimo Aldo Caponi, un gruppo di attori comunque veramente ben diretto, come al solito da Bava, fotografia eccezionale, montaggio bellissimo. Peccato che questo film, appunto, nel 74 fu fermato, la produzione fallì, il film non uscì, un casino con la censura. Insomma, nel 95 l'attrice stessa, appunto, del film riuscì a acquisire i diritti, a far uscire la prima versione in VHS, la prima versione, diciamo, del film. Poi nel 2004 Sky ha dato, diciamo, questa versione definitiva, dove però sembra ci siano aggiunti altri pezzi e via dicendo. Comunque c'è il DVD Raro Video, dove ci dovrebbe essere, che è quello che ho visto io, più ne ho visto tutti, la versione più integrale possibile di questo grandissimo, grandissimo film di Bava, film violentissimo, un thriller eccezionale. Bava è un tecnico spaventoso e gira una storia che è veramente crudele, ecco, riesce a toccare nell'anima, e quel finale poi è veramente agghiacciante. Io sono rimasto stupefatto proprio da un film del genere, proprio perché qui Bava, in un periodo negli anni 70, metà anni 70, dove anche lui era in crisi, stava per girare il suo ultimo film, poi nel 77 per Shock, qui già Lamberto Bava sembra abbia già girato delle scene, lui era aiuto regista, e quindi mi ha raccontato un po' la storia. Insomma, un casino, per anni hanno provato a riprendere i diritti, insomma, però alla fine questo Cani Arrabbiati riusciamo a vederlo e riusciamo a capire un'altra volta che Mario Bava era un genio assoluto, troppo poco considerato, e che anche in questo genere, che poi non ha frequentato, se non in questa volta, in realtà è mai più il poliziesco, il noir in questo genere, riesce a tirar fuori il meglio di sé e tira fuori un altro film imprescindibile della filmografia del cinema italiano, e lo fa attraverso, appunto, il thriller, il noir. È un film difficilissimo, come ho detto, perché è quasi tutto girato in interni. Qui siamo veramente di fronte a uno che, come il grande Marione, riusciva a mettere in scena qualunque cosa con una potenza e una grazia unica. Quindi bellissimo questo Cani Arrabbiati, andate a vedere la mia monografia su Mario Bava, per me un film di quelli veramente imperdibili. Comprate il DVD se potete, sono andato fuori catalogo e se metterò qui sotto il link, fate come volete, qui sopra la donazione Patreon, mi piace sul canale, iscrivetevi, fate tutto quello che dovete fare, ma soprattutto fate in modo di possedere tutti i film di Mario Bava dal primo all'ultimo, e questo Cani Arrabbiati, grandissimo capolavoro riscoperto finalmente negli anni 2000, non può che non far parte della vostra collezione di film, perché è veramente un thriller, è un noir, un poliziesco, un incrocio di tutto questo, un film crudelissimo, un film pulp inestimabile e da possedere assolutamente.